Pace e bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati. Farsi piccoli. Ecco il punto del Vangelo di questa domenica sul quale ci soffermiamo insieme. Gesù, dopo aver discusso con i farisei sull'indissolubilità matrimoniale, accoglie una sorta di piccola processione di bambini che vanno da lui. Ma i discepoli vorrebbero impedirglielo. I bambini, infatti, al tempo di Gesù erano poco considerati, se non per nulla. Erano veramente degli ultimi. Per i discepoli sono una perdita di tempo, della serie. Il maestro ha cose più importanti da fare. Ma Gesù, sdegnato, li rimprovera. Lasciate che i bambini vengano a me. A chi è come loro appartiene il regno dei cieli. E abbracciandoli con grande tenerezza, li benediceva. Se ciò da una parte ci mostra lo stile di Gesù, fatto di accoglienza, di tenerezza, di compassione, dall'altro ci invita a farci piccoli. Cosa significa? Almeno tre cose importanti. 1. Imparare dai piccoli. 2. Riconoscersi piccoli. 3. Accogliere i piccoli. Vediamo un po'. Primo punto. Anzitutto Gesù ci chiede di imparare dai piccoli, dicendo a chi è come loro appartiene il regno dei cieli. Cosa possiamo imparare dai piccoli? La spontaneità, la semplicità, anzitutto nel rapporto con Dio e di conseguenza nelle relazioni con gli altri. Sì, proprio quella semplicità che purtroppo a volte con il tempo perdiamo. Crescendo tendiamo a complicarci, a diventare contorti, sospettosi, calcolatori, poco gratuiti. I piccoli invece ci insegnano a saper gioire delle cose semplici, alla schiettezza, alla trasparenza. Attenti, non vi è qui un invito alla semplicioneria, ma a quella semplicità evangelica che ci insegnano i santi, fatta di fiducia e rettitudine. Pensate ad esempio a San Francesco d'Assisi, quando aveva i primi compagni che iniziavano a seguirlo. Un giorno uno gli chiese: «Francesco, ma qual è la forma di vita che il Signore ci chiama a vivere?» E Francesco, con una semplicità disarmante: «Chiediamoglielo!» Tutti lo guardarono straniti. Francesco prese il Vangelo con grande devozione, pregò e lo aprì una prima volta. «Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che hai, dallo ai poveri e vieni, seguimi!» Lo chiuse e lo aprì una seconda volta. «Non portate nulla per il viaggio, né pane, né bisaccia, né denaro!» Lo chiuse e lo aprì una terza volta. «Se uno vuole essere mio discepolo, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua». Lo chiuse e più o meno disse: «Questo, io desidero vivere con tutto il mio cuore». Ecco, miei cari, San Francesco ci insegna questa fiducia semplice e grande in Gesù e nelle sue parole. Detto in sintesi, se Gesù dice così nel Vangelo, facciamolo, chiaramente incarnandolo nelle concrete e diverse situazioni della vita. Ecco, i piccoli ci insegnano questa fiducia. Come diceva bene Santa Teresa Benedetta della Croce, quando un piccolino è in braccio alla sua mamma, non teme che lei lo lasci cadere. Così siamo chiamati a far noi nel rapporto con Dio. Non temere. Anche nella sofferenza, nella malattia, nella difficoltà, sapendo che se siamo uniti a Lui, se siamo tra le sue braccia, siamo al sicuro. Lui non ci molla. Lui ci custodisce. Semmai, facciamo attenzione noi a non volerci buttar fuori dalle sue braccia. Secondo punto, farsi piccoli vuol dire profondamente riconoscersi piccoli. Chiediamoci, io mi riconosco piccolo davanti a Dio? Ma cosa significa riconoscersi piccoli? Come ha detto bene Papa Francesco, significa riconoscersi bisognosi di salvezza. Questo è il primo passo per aprirci al Signore. Spesso però noi ce ne dimentichiamo. Nella prosperità, nel benessere, abbiamo l'illusione di essere autosufficienti, di bastare a noi stessi, di non aver bisogno né di Dio e manco degli altri. Ma questo è un inganno, perché ognuno di noi è un essere bisognoso, un piccolo. Miei cari, riconoscersi piccoli è il punto di partenza per diventare grandi. Se ci pensiamo, noi non cresciamo tanto in base ai successi o alle cose che abbiamo o semplicemente che riusciamo a fare. Noi cresciamo soprattutto nei momenti di lotta e di fragilità. Proprio lì, nel bisogno,
abbiamo l'opportunità di crescere. Lì, infatti, apriamo il cuore a Dio, agli altri, al vero senso della vita. Perciò, continua il Papa, quando ci sentiamo piccoli di fronte a un problema, di fronte a una croce, a una malattia, quando proviamo fatica e solitudine, non scoraggiamoci. Sta cadendo la maschera della superficialità e sta riemergendo la nostra radicale fragilità. È la nostra base comune, il nostro tesoro, perché con Dio le fragilità non sono ostacoli, ma opportunità. Proprio nella fragilità possiamo scoprire quanto Dio si prende cura di noi. Caro fratello, cara sorella, ricordati, quando ti senti piccolo, quando ti senti poca cosa, per qualsiasi motivo, sappi che il Signore si avvicina ancora di più e proprio lì puoi sentirlo ancora più vicino. Questa tenerezza dà pace e fa crescere. Ricordalo, nella preghiera il Signore ti stringe a sé, come un papà col suo bambino. Ecco allora una bella preghiera da fare. Signore, guarda le mie fragilità ed elencale davanti a Lui. Questo farà tanto bene al cuore ed è un buon atteggiamento davanti a Dio. Non solo, miei cari, farsi piccoli significa anche accettare di lasciarsi perdonare e, di conseguenza, imparare a perdonarsi. Dio ci perdona, ma tante volte siamo noi che non riusciamo a perdonarci. Quando tendiamo a diventare troppo grandi, intendo orgogliosi, fatichiamo a perdonarci. Passiamo il tempo a rimuginare sulle nostre cadute, a commentarle, ci guardiamo con uno sguardo sprezzante, giudicante, non riusciamo ad accogliere i nostri fallimenti, guardiamo al nostro passato con il dito puntato. I bambini, invece, si rialzano e ripartono. Per questo vivono meglio. Un piccolo, una volta caduto, si lascia rialzare e si rimette in cammino. Ecco, farsi piccoli e lasciarsi rialzare, farsi piccoli e lasciarsi perdonare, farsi piccoli e guardarsi a partire dallo sguardo di Cristo, che ci ama e ci accoglie con tenerezza. Ed è a partire da questo sguardo che possiamo cambiare lo sguardo su di noi, accoglierci, accettando che siamo in un cammino di crescita e che magari in un momento della vita arrivavamo lì, quella era la nostra maturità. Eppure, per misericordia di Dio, noi possiamo trarre anche da quelle cadute, anche da quelle fragilità, dei tesori di sapienza per imparare ad amare di più. Ecco perché, in sintesi, Santa Teresina di Lisieux disse: farsi piccoli vuol dire riconoscere il proprio nulla, tutto aspettare da Dio, non cercare ricchezze, non inquietarsi di nulla, non attribuire a se stessi le virtù che si praticano. Infine, miei cari, il terzo punto, per farsi piccoli è importante saper accogliere i piccoli. Gesù ha detto: non impeditegli di venire a me. Questo non significa soltanto aiutare i bambini a conoscere Gesù, a relazionarsi con Lui, seminando nel loro cuore parole e gesti che profumano d'amore con la maiuscola, ma allargando è un invito a non impedire a nessuno di venire a contatto con il Signore, essere ponti, strumenti per l'incontro con Lui. Se due domeniche fa Gesù ci ha ricordato che proprio lì, nei piccoli e nei bisognosi, non solo di beni, ma anche di cure e di conforto, come i malati, gli umiliati, i prigionieri, gli immigrati, i carcerati, noi incontriamo Lui. Ora ci ricorda che siamo chiamati a portare i piccoli a Lui. Perciò fa bene al cuore ricordare ciò che disse Santa Teresina: io non conosco altro mezzo per giungere alla perfezione fuorché l'amore, amare, e per questo che è fatto il nostro cuore. Cari fratelli e sorelle, che il Signore ci aiuti a farci piccoli, cioè a imparare dai piccoli, a riconoscerci piccoli e ad accogliere i piccoli. Ecco, una piccola via per diventare grandi santi. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.